Domenica 23 ottobre 2016 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata di Sesto Fiorentino si inaugura la 428esima mostra in 52 anni di attività di questo spazio nato sulle basi di un volontariato popolare da due operai che decisero che anche in una casa del popolo si doveva fare arte e da quella piccola iniziativa di due persone, oggi siamo arrivati a uno dei luoghi espositivi ed eccellenza della nostra regione. Come potete vedere alle immagini anche stamani, perché le inaugurazioni sono sempre rigorosamente di domenica mattina, c'è un folto pubblico, è un'altra anomalia, un altro dei pregi di questo spazio espositivo, che riesce a far venire di domenica mattina, un orario del tutto inconsueto per le gallerie, un pubblico numeroso, e questo dimostra, lo chiediamo a Damiano Sforzi, vice sindaco del comune di Sesto, che poco fa ha inaugurato ufficialmente la mostra, è un record da Guinness dei primati, perché per 52 anni la domenica mattina per 9 volte l'anno riuscire ad avere un pubblico fedele, affezionato, appassionato vuol dire che è stato seminato bene. È stato seminato bene, è stato seminato direi benissimo, in particolar modo in questi ultimi anni. La Soffitta rilancia momenti di grande emozione per tutta la città e la città partecipa, come vediamo stamattina. Per questo voglio ringraziare Francesco Mariani, voglio ringraziare la Casa del Popolo di Colonnata e ovviamente tutti i volontari della Soffitta, perché è bene ricordarlo che queste 428 mostre in 52 anni sono state interamente realizzate da volontari, e questo credo sia il pregio che va ad arricchire ancora di più il valore di quello che è stato fatto. Questo spazio espositivo ha consentito di portare a Sesto grandi autori, lo ricordava nel discorso di inaugurazione Francesco, da Ugo Attardi a Guttuso, sono tantissime, ma ha consentito anche alle risorse artistiche del territorio, come l'artista che viene presentato oggi, di avere una grande vetrina regionale e nazionale. Piero Biondi rappresenta uno dei figli più attivi e migliori di questa città, nel senso che davvero nasce e vive a Sesto Fiorentino, studia all'Istituto d'Arte, lì si diploma, poi diventa docente alle scuole medie e riesce a interagire anche con il mondo dell'economia, con quello che abbiamo visto rispetto a Idea Toscana, e riesce a valorizzare i migliori prodotti di questo territorio, che sono gli olivi e l'olio. Ecco, io credo davvero che Piero Biondi possa rappresentare un valore aggiunto per la nostra città, e il fatto che qualcuno si sia preso a cuore di rimettere insieme tutte le sue opere per poter ricordare per sempre, da ora in poi ovviamente, quello che è stato fatto, credo che sia un merito e ha un grande valore per Sesto. Grazie a Damiano Sforzi, vice sindaco del comune di Sesto, e ora con Francesco Mariani parliamo della mostra L'Opera Svelata. Perché avete scelto questo titolo? Per proporre le opere di Piero Biondi, che ci è stato poco fa presentato dal vice sindaco. Sì, intanto l'amministrazione comunale la ringrazio apertamente e gli va riconosciuto veramente un'attenzione che da anni ci sta ponendo accanto. Detto questo, Piero Biondi, perché questo titolo? Perché Piero Biondi è un personaggio anche schivo, è stato un personaggio, ma non schivo nel senso, perché è conosciuto, ha fatto l'insegnante da tanti ragazzi, da tanti giovani. L'Opera Svelata e La Verità Svelata, che sono due titoli che secondo noi si fondono l'uno all'altro, è perché è il primo evento che Piero fa per conto proprio. Cioè, Piero non ha mai fatto, non ha mai permesso a nessuno di toccare le sue creature. Questo è il concetto fondamentale di Piero Biondi, perché tutto quello che fa e che ha fatto lo fa per se stesso. Non lo fa a livello, lo fa sempre a livello di progettazione. Ha condiviso progetti importantissimi con il territorio e con le aziende che l'hanno veramente supportato,
e che dire, a Sesto Fiorentino Pierobiondo non è tanto conosciuto e per noi è stata una finestra aperta sul mondo. Cioè, come artista che espone, perché come professore qua ha trascorso tanti anni della sua vita e quindi è conosciutissimo. Allora ricordiamo ai telespettatori la durata della mostra fino al 10 novembre, gli orari di apertura, perché anche questi sono abbastanza inconsueti per i luoghi espositivi. Infatti la galleria sarà aperta dopo cena dalle 21 alle 23 di tutti i giorni feriali. Il sabato l'apertura è prevista solo il pomeriggio dalle 16 alle 19, il lunedì giorno di chiusura, la domenica apertura antimeridiana 10.30 a 12.30 e pomeridiana dalle 17 alle 19, l'ingresso è libero. Conclusione di servizio da Sesto con Antonio Pieri, curatore della mostra, e con Piero Biondi, ovviamente protagonista assoluto di questa mattinata. Un grande successo, non solo perché c'è un tantissimo pubblico, ma perché per tanti se stessi scoprire questa mostra vuol dire scoprire l'altra identità di Piero, che tutti hanno conosciuto per tanti anni come docente, come insegnante. Qua la vena artistica era stata un po' tenuta sottotono perché ci sono voluti tanti anni per svelarla, come recita il titolo della mostra. Perché Piero fondamentalmente non ha mai lavorato per la committenza, ha sempre lavorato per se stesso e quindi sono cose di collezioni private che abbiamo raccolto con la precisa identità di svelare Piero, perché insomma, un artista a tutto tondo, l'ho detto anche prima, è una meraviglia. Insomma, noi che abbiamo avuto la fortuna di vederlo lavorare, vedere sviluppare questi temi per quanto riguarda la mia azienda, anche per la nostra azienda, è stato uno spettacolo. Tu hai detto prima nella presentazione al pubblico, voi siete vecchi amici di famiglia, però poi da un certo punto in poi la vostra amicizia è sfociata in una collaborazione professionale. Sì, sono le cose più belle, perché è nata per l'interesse comune per l'arte e per le mostre. Io sono un privilegiato perché ho la fortuna di poter partecipare a delle mostre con Piero e vi assicuro che è un'esperienza straordinaria, perché oltre a spiegarti l'autore ti spiega la tecnica, proprio come l'autore ha fatto a esprimere se stesso. E quindi da questa cosa, all'inizio degli anni 2000, mi è venuta l'idea di avere questo patrimonio a fianco nostro per dipingere le varie collezioni che abbiamo fatto nel tempo. E l'apoteosi si è avuta nel 2006, quando Piero ha dipinto per noi il tema dell'olio d'oliva, e con il quale abbiamo fatto un'intera collezione, siamo a prima spremitura, appunto come l'olio, prodotta con l'olio extravergine d'oliva toscano IGP biologico. E da lì, con il nostro marchio Idea Toscana, abbiamo portato i nostri manufatti dipinti da Piero in 38 paesi del mondo. Un made in Sesto Fiorentino da esportazione. Sì, un made in Sesto Fiorentino da esportazione, sì. Allora, Piero, come si fa a mantenere una coerente cifra stilistica esprimendosi artisticamente in maniera così eclettica? La ceramica, i gioielli, i foulard, i quadri, le nature morte. È una forma di gioco, una specie di di scommessa con se stessi per vedere quello che si riesce a fare, o con la ceramica, o con gli acquerelli, o usando i colori a olio, facendo anche tecniche un po' alternative di prova. E quindi poi anche i gioielli sono stati proprio l'espressione, come se fossero delle piccole sculture da indossare. A proposito di gioielli, allora concludiamo il servizio con l'esibizione, con la performance che si è conclusa a pochi minuti, che è stata proprio, ha rappresentato l'esaltazione di uno dei gioielli in mostra, tant'è che la danzatrice, della quale ora tu mi ricorderai nome e cognome perché non me lo ricordo più, ha ricollocato uno di questi gioielli che lei ha indossato per tutta la performance in un apposito collo, che i visitatori troveranno ovviamente fra le tante cose in esposizione. Sì, quel gioiello in particolare è il testimone della mostra, e quindi questa ragazza velata che ha fatto l'esibizione, una performance straordinaria,
La ragazza si chiama Eleonora Sanpaolesi, è una danzatrice non hobbistica, ben di più, ma soprattutto, e qui lo dico con grande orgoglio, è anche la nostra grafica, lavora in azienda da noi e ha curato anche il designer delle brochure della mostra. E quindi i vari standard, i manifesti, abbiamo fatto tutto in azienda e questa è una grande soddisfazione. Quindi, quale migliore epilogo per il nostro servizio se non la performance di Eleonora Sanpaolesi con l'esaltazione di alcune creazioni, perché certo, mi sembra anche il foulard che l'avvolgeva fosse, esatto, una creazione. È l'opera svelata, questa ragazza velata che porta la collana nel suo, diciamo, nel tempio. E è stata bravissima, è stata fantastica, e l'opera svelata e l'autore, eccolo qua. Benissimo, linea alla regia, ricordando ancora ai telespettatori la durata della mostra, da oggi domenica 23 ottobre fino al 10 novembre, gli orari di apertura li abbiamo ricordati, tutti i giorni feriali, escluso dalle 21 alle 23, escluso il lunedì, il sabato apertura dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19.